diciamo, del personaggio che è fatto, che è doppiato nella lingua originale, e cerca di dare in emozione e riprodurre le stesse emozioni che sono state date o dal doppiatore originale per quanto riguarda i cartoni animati o dall'attore che ha interpretato quel ruolo. E ragazzi, se avete visto The Big Bang Theory sapete che Sheldon è complicatissimo, fa delle battute che per è abbastanza complicato, ci vuole una laurea in fisica teorica. Lui è un grande attore. Allora, Jim Parsons è un grande attore, è un grande comico, perché è un attore che sa parlare con gli occhi oltre che con la sua voce. Si muove e si muove talmente bene in maniera così lineare, proporzionata, che riesce a parlare con gli occhi, e a volte ci sono delle intenzioni che veramente lui dà con il minimo indispensabile. È un attore molto bravo, è un attore che ha dato a questo personaggio che è così amato uno charme inglese che è stato veramente complicato riprodurre in italiano, perché ovviamente noi in italiano non possiamo dare diciamo la sensazione dell'accento, del dialetto, perché l'italiano è italiano, non si possono usare i dialetti a doppiaggio, a meno che non sia una cosa ovviamente un cartone animato o magari comico. Quindi lui riesce, abbiamo dovuto trovare una chiave, perché lui riesce ad essere ironico, a dire delle cose complicatissime, ad avere un humor in inglese e dire delle cose complicatissime in tempi più brevi, perché ovviamente come sapete le parole inglesi sono molto parlano veloce, ma poi le parole in inglese sono molto più corte di quelle italiane, quindi se io dico fisica quantistica ci metto 3 ore, lui l'ha già detto in un secondo. Quindi il complicato è fare stare all'interno della battuta, del tempo della battuta, e quello che lui dice senza snaturare il dialogo originale. Noi quando abbiamo iniziato quella serie, devo dire che la cosa difficile è che non volevamo perdere lo spirito nerdistico della serie, ma senza ovviamente fare una macchietta, cioè senza ridicolizzarlo. Volevamo proprio riproporre quello che significa essere una persona con quello stato. Anche perché il pubblico italiano ha una comprensione diversa di quello che può essere il pubblico. Sì, esattamente. In generale proprio. Ma come quando dicono, non so, una persona, un otaku, che in Italia viene visto in un modo, in Giappone viene visto in un altro. Lo stesso discorso per quanto riguarda nerd o che altro che sia. Noi tendiamo un po' a squalificare certi termini. A volte sono dei termini che vengono utilizzati in contesti dispregiativo, però esattamente lo è in realtà. Lui è bravissimo, io lo sai che l'ho conosciuto Alessandro. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, sì, perché sono andato a trovare, mi hanno invitato al Fiction Festival qualche anno fa, e loro venivano. Io sono te. È stata un'emozione, lui è fortissimo. Magro, ovviamente proprio l'ho incontrato. E devo dire che è stata un'emozione, ci siamo guardati, c'è stato subito finito, e ha detto tipo ma. Tra l'altro abbiamo un sosia qui di Jim Parsons. Dov'è? Abbiamo un sosia che si trova lì dietro. Lì dietro. Vieni! Sosia di Jim Parsons. Giulio, vieni con noi. Giulio, applauso Giulio. Professore di Giulio. È un vero sosia di Jim Parsons. Guardatelo. Fantastico, è vestito come lui, sei vestito come me. È anche uno scienziato. Ti manca solo il cartellino. Perfetto, è fantastico. Più o meno. Dite o no che ci assomiglia. Cioè, lui. Ci assomiglia. Basiglia. Comunque ragazzi, io direi prima di spostarci nel workshop, se avete qualche domanda da fare a Leonardo, più di carattere meno tecnico diciamo, perché quelle si faranno di là, se avete voglia potete farvi, ecco, avete domani? Sì, ciao, come ti chiami? No, parlava con l'altro. Per me quale? Andrea, dimmi. Vuoi fare un come butta? Come butta? Di che serie? Di Naruto? Ehi, come butta? Tu come ti chiami? Ciao, Claudia. Claudia. La rivuoi? No, è una nuova frase che ti dico io. Sì. Allora, devi dire, Inada non ti ama, vai da sua subito. No. Qui ci sono, qui entro in merito a veramente a una questione politica. Non mi coinvolgete in queste guerre, non voglio danneggiare nessuno. Potresti scatenare una rissa. Ma io sono una persona pacifica, Claudia, non posso scatenare una guerra. Ma chi
chi preferite, Sakura o Hinata? Hinata! Chi preferisce Sakura? Hinata! Chi preferisce Sakura? Hinata! Chi preferisce Hinata? Hinata! Tutti pro Hinata, fantastico! Ma fai Hinata! È inutile, Sakura! Sakura è inutile, no? Perina! Adesso vado a Milano, lo dico alla mia collega, ma con la parola. Te la rimando sotto forma di lamentela alla pubblica. Ma lei doppia paura, non fa niente, Fatality? Ma tu sei così buono che c'hai la borsetta dei mini pony. In questo momento quali altri cartoni animati arrivano? E guarda, in questo momento c'è un po' di crisi nel cartone animato. Comunque qualcosa di giapponese stiamo facendo. Guarda, io adoro parlare in generale tra cartoni animati. E... No, vabbè, stiamo doppiando una serie che si chiama Bidaman, che era già arrivata anni fa, adesso è arrivata con un nuovo format, con un nuovo character design, l'abbiamo cominciato da poco. Ho finito da poco Pretty Cure Hair Cash, dove faccio il cattivo, e poi stiamo facendo, abbiamo finito la stagione nuova di Big Bang Theory, dove facevo Garrett, ogni tanto torna, una serie molto particolare, molto noir, e poi tante altre cose. Io poi ho una memoria dei pesci Dory, cioè mi chiamano Dory, sì, mi dimentico dopo 3 secondi rispetto a quello che faccio. Poi ci sono altre cose, altri cartoni animati che stiamo facendo provini, però non posso svelare perché sono delle produzioni che ci impongono il diritto di non poter parlare. Poi dovrete uccidermi tutti uno. Ah, riconosceremo le Wings per i più piccoli. Sì! Per i più piccoli riconosceremo le Wings. Credo che andrà avanti ancora per molto. E poi sto facendo una serie molto carina, si chiama Ant Farm, è una scuola di geni dove io interpreto il ruolo del presidente, un certo Zoltan. Il capo dei geni. Il capo dei geni. Sì, infatti mi chiamano sempre che diciamo, parla di una scuola dove c'è questo preside che ha inventato questa sorta di copia dell'iPhone, dello Zipod, e ci sono tutti questi ragazzini che interagiscono pure, molto divertente, mi piace. E poi ci sono molte altre cose in bollone in pelle, e speriamo che vengano proposte, perché poi il cartone animato ultimamente ha subito un po' una crisi, no? Gli spazi dei cartoni animati sono stati un po' cancellati. Purtroppo, e stranamente la Mediaset continua a proporci in ora di pranzo sempre le stesse cose. Perché vanno però. Un cartone è una cosa per bambini, invece un anime che magari. Come ti chiami tu? Sono Vincenzo detto. Vincenzo, parlavamo di questo problema in Italia. Quando viene acquistato un cartone animato, diciamo io sono. Bravo! Per diciamo 15 anni oggetto di polemiche e di critiche. Succede questo, per gli standard italiani e per le televisioni italiane ci sono dei criteri che devono essere rispettati, altrimenti la rete televisiva, se non rispetta questi criteri, è costretta a pagare delle penali che sono molto alte, perché ci sono delle fasce dette protette dove non si possono tirare fuori determinati argomenti, determinati modi di dire, e non si possono far vedere determinate scene. Levato il discorso della fascia protetta, vi faccio un cappello, vi dico una cosa iniziale per farvi capire, che molto spesso quando vengono comprati i cartoni animati, vengono comprati a scatola chiusa, nel senso, faccio un esempio breve, poi sono divento prolisso, non vorrei derubarvi troppo tempo. Se io sono interessato a Naruto, i giapponesi sono molto furbi, se io sono interessato a Naruto, i giapponesi dicono, sì, le vendiamo Naruto, costa questo, ma lei deve acquistarne altri 10. Cioè c'è una sorta di vendita di cartoni animati a catena. Quindi a volte il mercato italiano, quando arrivano dei cartoni animati che non sarebbero mai stati acquistati.
però una volta che ci sono, vengono doppiati. A volte questi cartoni animati per i nostri standard non vanno bene, perché non possono essere mandati in determinate fasce. Quindi cosa succede? Li mandiamo o non li mandiamo? Cioè perdiamo dei soldi perché abbiamo comprato una cosa che non ci serve, oppure li mandiamo in onda in un determinato modo? È stata scelta la seconda, opzione, mancava la parola, che non sempre sia giusta e che sia discutibile. Io sono contro la censura, però purtroppo dobbiamo pensare sempre che davanti alla televisione non ci siamo soltanto noi, no? Non c'è lo spazio, ma ci sono delle regole, non c'è lo spazio, ci hanno provato. So che nel 2000 provarono a mandare addirittura un cartone animato come, se non sbaglio, Wendy Peach, che era un cartone animato per bambine, che non sei loro, alle 2 di notte, non sono andati bene. La verità è che ci hanno provato, non sono andati bene, la gente ovviamente mi registrava, non era davanti alla televisione, lo share non c'era, e quindi quell'esperimento che è stato fatto non è andato bene. Quindi spesso si ritrovano ovviamente ad acquistare dei cartoni animati a scatola chiusa, non sapendo cosa hanno preso. Quindi a volte dicono, fanno un ragionamento diverso, ripeto, discutibile, non li sto difendendo, e dicono è meglio non trasmettere proprio determinate cose o trasmetterle in un modo un po' edulcorato per poter comunque far fruire chi non ha altri mezzi per la visione. Questo lo lascio a voi come scelta, però è giusto che la gente sappia che a volte non è che uno è cattivo. Se io compro una cosa e poi devo pagare 100.000 euro di penale perché ho mandato in onda una scena che non potevo mandare in onda, magari le 10.000 che ho speso per comprare quella serie ne pago 90.000 di multa, forse no, non è conveniente. Il ti amo, ti voglio bene, guarda, abbiamo dei problemi in questo, nel senso che, anzi ultimamente no, il linguaggio di Naruto l'abbiamo allargato molto, nel senso abbiamo avuto la possibilità di poter utilizzare come termini come uccidere piuttosto che eliminare, che ci obbligavano, perché abbiamo avuto una possibilità di poterci un po' aprire, ma ci sono delle compagnie che fanno anche americane, cartoni animati per bambini, dove sono ancora più terribili. Ti volevo dire che noi siamo andati la minuta sulla media sentatura di pranzo i Griffin sono fuori da fascia protetta. Quando arrivarono i Griffin, Mediaset non sapeva cosa aveva acquistato. Non pensava fosse una serie così cattiva, pensavo fosse una sorta di clone dei Simpson. I Simpson sono molto più leggeri, però all'inizio i Simpson erano cattivi. Esatto. Più o meno quanto quando è arrivata questa serie, si sono ritrovati in mano una carta papelaria, non indifferente, perché non avevano capito che cosa avevano in mano. E quindi, per gli standard italiani, hanno dovuto praticamente edulcorare un pochino, a un certo punto slittare in prima serata, in seconda. E poi quando hanno capito che non era possibile snaturare un prodotto del genere, hanno cominciato a cambiare le fasce dove poter mandare in onda questo cartone animato. E questo riguarda anche molti altri. Nell'ultima puntata di Reinhardt, non so se qualcuno lo conosce, se di Reinhardt delle Clamp, nell'ultima puntata della prima stagione arriviamo al punto dove la principessa protagonista muore. È un cartone del 98, credo che non ho fatto un grande spoiler, nel 2013. Quando arrivò questa cosa, tutti rimasero sconvolti, non pensavano che potesse finire in un determinato modo, perché all'epoca non c'era internet, non c'era tutta questa possibilità di sapere prima cosa magari succedeva all'interno di una serie. Magari potresti anche... Finisco il discorso, poi vengo da te. Quindi, non sapendo questo, si ritrovavano all'ultimo minuto determinate situazioni che per il mercato italiano non erano fruibili. Che erano scioccanti, perché un bambino di 7 anni, che purtroppo davanti alla televisione non ci siamo solo noi, ci sono anche bambini più piccoli, e spesso i genitori non sono accanto ai bambini più piccoli, devono essere tranquilli perché metto un bambino davanti alla televisione perché ho tante cose da fare. Un bambino che si ritrova con la protagonista che fa un incantesimo di autodistruzione di se stessa per poter salvare il suo mondo, è difficile da comprendere per un bambino. Un bambino dice, ma quella muore, come quell'epidemia dei bambini che si buttavano dai balconi, esatto, per esatto, come quando inventarono negli anni 70 la torcia umana, un
un bambino e purtroppo si diede fuoco. Successe anche questo e ci fu un numero di Fantastici 4, se non so se chi li segue, dove praticamente il disegnatore John Byrne parlò proprio di questo tema, questo ragazzo che si era suscitato per emulare. Quindi a volte ci sono delle situazioni dove bisogna controllare un po' tutto e non si può mandare in onda qualsiasi cosa così senza poi ovviamente non poterne subire le conseguenze. Quindi la censura è una sorta di tutela, probabilmente sia sbagliata, non sono qui io a dire che sia giusta o sbagliata, però è una sorta di tutela che la televisione attua per poter sopravvivere, altrimenti sarebbe a pagare tutto. Se è necessario, noi siamo già deviati, non deviamo anche le generazioni che stanno arrivando. Dimmi, scusa un attimo, devo parlare lui perché lui mi aveva già fatto una domanda. Dimmi. No, ha rimangiato la domanda. Ok. No, esatto, non volevo interromperti. Il 12 o le sigarette possono essere accusate, solo la maggiorenne, ma non può imporre che un fumetto, uno questo solo per il fumetto, uno un video, non venga acquistato da un ragazzo, per esempio. Se faccio un DVD in cui ci sono i cartoni di Naruto, però in versione incensurata non lo posso vendere perché tutto lo potrebbe comprare un 14enne. Allora il problema è anche delle sigarette. Il problema è di molte cose, il problema è di un controllo generale e di un'educazione familiare. Il problema è che noi molto spesso mettiamo i bambini davanti alla televisione perché ci fanno problemi genitori, perché ci permette di fare le nostre cose, di poter pulire casa, di fare il nostro lavoro. Però poi bisogna pensare anche alle conseguenze. Quindi se la conseguenza è che poi alla televisione arrivano 20 denunce, perché in una puntata di Dragon vengono sterminati i due vecchietti, la famosa puntata delle 100.000 euro multa, ma che sempre ci pensa due volte, perché 100.000 euro sono 100.000 euro, non sono uno scherzetto, per aver mandato 2 secondi di scena. È una scena molto violenta, è una scena molto violenta. Poi ovviamente, per fortuna, diciamo che ci sono tanti cartellari, tante cose, tra cui volevo fare un omaggio a un ragazzo che era appassionato di una serie che non vedo, vabbè, di Teen Titans, dove io ho doppiato un personaggio meraviglioso che si chiamava Beast Boy, in Italia BB, lo conosci? E mi aveva detto, dice ma arriva la serie, mi sono informato, ho detto guarda, purtroppo noi abbiamo doppiato solo le prime 3 stagioni, manca la 4ª stagione del film, non so perché non siano state ancora acquistate, ma è un ottimo prodotto, io lo adoravo perché secondo me è una serie comica. Leonardo, non vorrei interromperti e nemmeno il pubblico vuole fare domande, ma noi ci trasferiamo di lì. Sì, voi che volete fare, se volete venire a fare una chiacchierata con me, è stato nell'altra sala, l'ultima domanda velocissima. Ultima domanda, sono pronto, ecco io. Andate a rete. Digimon, l'abbiamo fatto, io ho fatto anche un drago. Sì, e guarda, Rai 2 è l'unica in questo momento che ancora acquista cartoni animati. Posso dare anche questo. Rai 2 sta facendo ancora delle serie e credo che nel giro di qualche mese ricomincino dopo l'estate a rimandare in onda cartoni animati nella loro fascia mattutina che in questo momento è un grande modello. Che dici?